Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di Laura e Paola, il nuovo show di Rai 1 di Paola Cortellesi e Laura Pausini. Allora, partiamo dal presupposto che per me in queste settimane il venerdì sera significa in primis Ciao Darwin, perché è un programma che è così tanto trash da diventare un cult, un po' all'Alex l'Ariete, diciamo così, devi vederlo almeno una volta nella vita. E quindi alle 9:30 mi piazzo lì, mi sganascio per 2 ore e mezzo minimo e in quel modo sono a posto per tutta la settimana. Però ho recuperato poi, facendo orari improbabili, visto che soffro di insonnia, anche le prime due puntate di questo show. Ho aspettato una settimana per parlarne perché appunto volevo vedere anche la seconda puntata e fare un po' un raffronto tra la prima e la seconda, dato che chiaramente nella prima alcune cose non sono andate molto bene, ma era anche abbastanza inevitabile perché è un tipo di programma che deve fare una sorta di rodaggio. Quindi, vedendo la prima e la seconda, queste sono un po' le mie opinioni. Indubbiamente Paola Cortellesi da un lato e Laura Pausini dall'altro sono delle fuoriclasse nel loro campo e quindi vederle in scena è sempre piacevole. Però c'è da dire che la cosa che non ho apprezzato per niente nella prima puntata, oltre ad un ritmo molto lento, al fatto di vedere questo gob elettronico sempre costante, che era abbastanza fastidioso, e soprassediamo sul fatto che a Paolo Carta sia stata data la direzione d'orchestra, perché la vedo una raccomandazione a mio parere evitabile, ma vabbè, non ho amato particolarmente questo eccessivo ricorso al contrasto tra la romagnola simpatica e verace e la romana snob antisocial che preme il pulsante per evitare le parolacce. Insomma, è stata una cosa un po' eccessiva, che ha rischiato di travolgere tutto in un vortice di noia. La seconda puntata, infatti, in questo senso ha fatto dei passi in avanti, perché si è cincischiato meno, abbiamo visto molte più cose e soprattutto il programma ha fatto quello che prometteva, ossia ha mostrato ballo, canto, recitazione, ha intrattenuto, ha emozionato, quello che deve fare un varietà. Le cose che ho apprezzato di più in assoluto sono stati i due pezzi di Paola Cortellesi, quindi da un lato il monologo sul bullismo della prima puntata, che ha visto la partecipazione di Marco Mengoni sulle note di Guerriero, e poi il secondo pezzo, quello che ha visto l'abbinamento tra Paola Cortellesi e Claudio Santamaria, e poi l'esecuzione di Sono solo nuvole da parte di Laura e Giuliano Sangiorgi. Performance veramente intense, sentite, bellissime, che hanno trattato temi attuali che devono assolutamente essere mostrati con quel tipo di forza e hanno dato l'ennesima conferma delle grandissime doti attoriali di Paola e della bella collaborazione che esiste da anni tra lei e Massimiliano Bruno. E un'altra cosa che mi è piaciuta poi è il fatto che gli ospiti non vengano nel programma soltanto a fare marchette, ma interagiscono in maniera molto diretta e simpatica con le padrone di casa. Escludiamo ovviamente Kevin Costner, che è stato apatico come al solito e ha risposto con sufficienza, e io infatti non amo mai questi interventi di ospiti stranieri che prendono cachet da capogiro e sono inutili, ma mi riferisco ovviamente agli altri, quindi diciamo Noemi, ma anche Luca Zingaretti, che in veste di Gino Paoli è stato molto simpatico e si è dilettato col canto, anche se un pochino incerto a livello vocale. Oppure ad esempio Margherita Bue e Claudia Gerini. Abbiamo visto una Margherita Bui, la ticina, io la adoro, ma in veste di Melanie B è stata veramente esilarante perché ha mostrato un lato di autoironia che quasi sempre non viene visto. E poi, soprattutto, sono stata contenta che nella seconda puntata finalmente Laura Pausini abbia cantato come solo lei sa fare. Sì, aveva fatto delle performance anche nella prima, però ecco, quelli invece no, e l'esecuzione poi con Giuliano sono state veramente toccanti, hanno fatto vedere tutta la sua potenza vocale, tutta la sua intensità e insomma le caratteristiche che più amiamo di lei da sempre. Quello che continuo a pensare però è che se queste due ragazze appunto da sole sono magnifiche, insieme non riescano a rappresentare un valore aggiunto l'uno per l'altra, nel momento in cui cercano di fare insieme quello che una delle due padroneggia meglio, oppure entrano in campi che non sono i loro, vedi quello delle interviste o i tentativi di satira politica che sono passati un po' sotto silenzio o comunque hanno rischiato di farle cadere nel ridicolo. Non a caso, quando cantano insieme, nonostante Paola sia bravissima a livello vocale, quasi sparisce, sovrastata da una Laura Pausini che, con i suoi virtuosismi e il suo modo di cantare molto potente, fa sì che quasi nessuno, soprattutto non una donna, riesca a duettare con lei mostrando tutte le sue potenzialità. Io, infatti, ho ancora in mente il duetto che Paola fece, Non perdiamoci di vista, con Gianni Morandi sulle note di Avrai, e spero che nella terza puntata si possa rivedere una cosa del genere anziché vederla da sola interpretare la canzone sulla fila al bagno, che poteva essere assolutamente evitata. Per quanto riguarda il maestro di cerimonie, devo dire che ho preferito di gran lunga il piglio da finto tondo di Fabio De Luigi rispetto al tipo di conduzione di Franco Di Mare, che più che condurre un programma sembra sempre pronto a dire messa. E infatti, nel momento tra Franco Di Mare e Fabrizio Frizzi, la mia faccia era uguale a quella del kebab bar.
Lazzaro, ossia Sconvolta. Insomma, quello che posso dire di questo show, in attesa di vedere la terza puntata, è che ci sono degli elementi molto positivi, perché chiaramente se mettiamo in scena due artiste che sanno fare il loro lavoro, i risultati sono buoni. Però ci sono anche altri elementi che non funzionano. Non riesco a vederle ben integrate insieme, ma preferisco vedere prima una e poi l'altra, oppure vederle fare quello che sanno fare fondendolo in un'esibizione come quella che è stata appunto quella sulla violenza sulle donne. Purtroppo la prima puntata è stata determinante, infatti dopo aver vinto con un distacco molto breve da Ciao Darmi, nella seconda ha perso e Ciao Darmi si è ripreso il primato degli ascolti. Ma comunque c'è da dire che è bellissimo rivedere un po' di varietà sui nostri schermi, che sono di solito dominati dal trash più totale, e spero che si rifacciano cose di questo tipo, magari fare degli One Women Show. Paola Cortellesi, quando ha fatto Non perdiamoci di vista, mi ha emozionato tantissimo, perché appunto è in grado di ballare, cantare, recitare, di fare tutto, e vorrei rivedere una cosa del genere magari non in terza serata. Lo stesso Laura Pausini ha dimostrato, oltre ad avere la voce magnifica che la contraddistingue, di essere simpatica, di essere autoironica, e quindi potrebbe fare un suo show. Una cosa che non mi è piaciuta molto è stata il santificare alcuni ospiti, ad esempio Francesca Michierin. Sarà che io mi rendo conto, non sopportandola più di tanto, perché la vedo una delle giovani artiste più sopravvalutate di sempre, non sono obiettiva quando parlo di lei, perché ok, sarà una polistrumentista, sarà una compositrice, ma ha una voce, una presenza scenica a mio parere talmente anonime, e se penso al suo secondo posto a Sanremo e il fatto che sta per rappresentarci all'Eurovision, mi viene soltanto da sospirare. Comunque, per tirare le fila di questo ragionamento un pochino sconclusionato, lo show mi è piaciuto in tanti momenti, risistemerei un po' di cose, ma già nel passaggio tra la prima e la seconda puntata ho visto dei miglioramenti. Vedremo come andrà la terza, non so se sarà rinnovato o comunque appunto se si deciderà di portare avanti questo tipo di filone. Io spero di sì, perché con Learning by Doing secondo me si possono fare ancora molte cose belle, che siano alternative alle principali cose che vediamo tutti i giorni. Io per adesso mi fermo qui. Se avete visto questo show, fatemi sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto e vi va, iscrivetevi al canale. Io vi lascio in info box link della mia pagina Facebook. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!